Degrado, soprattutto spaccio di droga nei palazzi ATER di via Rigopiano a Pescara. Il quadro peggiora di giorno in giorno. Emergenza sicurezza, latitanti assegnatari di case popolari, abusivi, furti di corrente, residenti vittime di violenze, abitazioni adibite a raffinerie di droga. L'arresto non basta, dice Domenico Pettinari, vicepresidente del Consiglio regionale. Togliere subito le case a chi delinque e riassegnarle a cittadini onesti che aspettano in graduatoria da anni. Ennesimo sopralluogo, ennesima protesta, situazione mi pare fuori controllo qui. Sì, la situazione è abbastanza seria e pericolosa. Qui hanno trovato 430 grammi di droga pronta all'interno di un alloggio popolare e oltre 7.000 euro in contanti, significa quasi 50.000 euro di valore di droga all'interno di un alloggio popolare e 7.000 euro in contanti. Queste situazioni vanno risolte solo applicando la legge regionale 96-96. Significa non basta che si procede con gli allesti, va bene, ci mancherebbe altro, ma le case bisogna toglierle e darle ai cittadini onesti che aspettano da anni in graduatoria, e ce ne sono gli tanti. aventi diritto, Gli insomma, aventi questo di diritto, ci sono mamme con bambini, minori e quant'altro. Quindi qui si continua a spacciare droga, ci sono ancora altre abitazioni dove si spaccia droga, ci sono abusivi, ci sono persone che rubano, furti di energia elettrica e gas, sporcizia a tutte le parti, da tempo anche violenze, ritorsioni e quant'altro, e non ce la fanno più. Addirittura c'è stata una persona che qualche tempo fa ha puntato il coltello alla gola a questi cittadini che stanno con me oggi qui in bar, e non è più possibile. Quindi subito un intervento forte per garantire la sicurezza H24 in questa zona con eventualmente una pattuglia H24. Si proceda subito, perché sono case di proprietà in Regione Abruzzo, allo sfratto degli occupanti abusivi, a rimettere in possesso del pubblico e a assegnare queste case. Tra l'altro, qui ci sono 20 case murate, vuote. Io dico pronte per essere occupate abusivamente. Non si possono tenere case vuote, li vedete alle nostre spalle, tutte murate. Questo è il più grande fallimento dell'amministrazione comunale, amministrazione regionale, di centrodestra, perché il centrodestra governa in questo momento in Regione Abruzzo.